Buonasera agli ascoltatori, la verità alle 7 ed è un gran piacere, vorrei dire un privilegio, fare un po' gli studenti che si infilano nella statale di Milano, in questo momento chiusa evidentemente, e poter ascoltare, sia pure per qualche minuto, una lezione del professor Luigi Curini, Scienze Politiche Statale di Milano. Il professore è in collegamento. Ciao professore, ciao Luigi, come stai? Benissimo, ciao Daniele, ciao a tutti. Senti, aiutaci con lo sguardo del politologo a decifrare questa fase politica, guardandola dal punto di vista del governo, dal punto di vista dei media che mi pare molto stanno accompagnando il governo e poi anche dal punto di vista delle opposizioni che pure loro faticano a trovare un centro di gravità. Il governo, insomma, è tutto come dire, un autocelebrarsi, sondaggi. C'è da credere, se tu fossi, diciamo, un amico di Giuseppe Conte, gli diresti di fidarsi della sua stessa propaganda e dei sondaggi che snocciola? Voilà, questa no, è una domanda molto interessante. C'è un dato da sottolineare. Generalmente nei momenti di crisi, nei momenti eccezionali come sono questi, c'è la tendenza da parte dei cittadini, gioco forza, a unirsi e stringersi intorno al governo in carica. Quindi questa forte crescita di Conte in popolarità, una crescita importantissima perché a differenza del Conte 1, il Conte 2 aveva una percentuale di sostegno e di fiducia tra i cittadini in Italia piuttosto bassina, direi molto bassina. Da poi è iniziata la crisi, secondo alcuni sondaggi, questa popolarità è cresciuta di 20, 30 punti ed è una crescita che ad esempio ricorda quella che aveva avuto Bush, figlio Arrigo Immagino. Gemelli, una popolarità che schizzava le stelle. Proprio a seguito di qualche evento di crisi emergenziale. Il punto fondamentale, tornando alla tua domanda, è che generalmente questo tipo di crescita è una crescita che avviene nel breve periodo. Quindi cercare di costruirci una narrazione politica su qualche cosa che in qualche modo è dovuta a fattori esogeni e che ha un ruolo solamente nel breve periodo politicamente è molto rischioso. E secondo me non è del tutto chiaro a chi è al momento al governo come questo aspetto di breve periodo in realtà dovrebbe spingere ad avere una visione politica un pochino invece più di lungo respiro che al momento mi sembra che manchi come strategia da parte del nostro governo, anche non solo politicamente in generale, ma anche di fronte alla crisi che stiamo, ahimè, vivendo. Anche perché intuisco a una fiammata emotiva di un certo tipo può fare seguito, diciamo, una fiammata emotiva di tipo diverso. Mi sono affidato a te, ma mi hai deluso, per esempio, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, questo aspetto c'è una sorta di overshooting di emotività. Cioè, inizia la crisi, quindi tutti corrono intorno, si stringono intorno al governo in carica che in quel momento rappresenta lo Stato, quindi le persone si rivolgono al governo nel bene o nel male per trovare una risposta a un problema collettivo. Questo avviene nel breve. Il problema qual è? Che siccome sono talmente elevate le aspettative che si pongono su questo attore, cioè il governo, di fronte a momenti emergenziali, quindi io ti do tanta fiducia, il problema qual è? Il rischio qual è? Che fra una settimana o fra un mese ci si rende conto che la soluzione adottata magari era addirittura peggio del male, quindi questo salto Certo. emotivo in alto fa come il bungee jumping, farà di nuovo un salto in basso dall'altro lato che può essere molto più elevato rispetto a quello che aveva generato in partenza l'aspetto positivo. Ecco, proseguendo in questo secondo scenario, diciamo dei rischi dal punto di vista di Conte, di una disillusione dei cittadini, tu pensi che la parte, diciamo, proprio economica sia o il ritardo con cui il governo sta affrontando l'emergenza economica possa essere il detonatore di questo? Qui siamo al 31 marzo, ore 19, e nessuno, né autonomi né lavoratori dipendenti, ha visto una lira che al cambio fa un euro, zero. Sì, l'aspetto fondamentale su cui si giocherà secondo me tutto è proprio questo aspetto. In realtà sono due aspetti. Il primo aspetto è quanto gli italiani dovranno rinunciare alla propria libertà per Certo. stare in casa. Questo è il primo punto.
e successivamente, appena gli italiani si rendono conto che possono uscire dalle proprie case, dai propri appartamenti senza prendere multe, in quel momento entrare in gioco il fattore economico. E da questo punto di vista, quello che dicevo, mi ricordo quello che dicevo prima, secondo me manca, è mancata e continua a mancare alcuna strategia di medio periodo. Quello che mi sembra che abbia fatto il governo, bene o male, è stato quello di reagire nel breve periodo di fronte alla crisi che è emersa, ma in qualche modo ha rincorso la crisi. Quello che succederà, cioè avere una strategia di perlomeno medio periodo, quello che succederà dopo, questo è ancora un mistero. E il rischio qual è? Il rischio che noi abbiamo bloccato l'economia, sostanzialmente l'economia di un grande paese come l'Italia, che continua a essere l'Italia e speriamo continui a essere anche nel futuro, l'abbiamo bloccata alla fin fine per un mese, se tutto va bene, se non di più, ma il rischio che quando le persone ritornano a riapprezzare la libertà, riapprezzano la libertà in un contesto economico che era già difficile prima, ma rischia di essere drammatico. Domanda all'analista politico e all'analista politico che conosce anche bene il mondo anglosassone. Se intuisco bene quello che dici, è mancata una visione, eccetera, è mancata anche la predisposizione degli scenari. Cioè, bisognava già un mese fa dire, beh, un conto è se questa cosa dura un mese, un conto è se dura 3 mesi, un conto è se dura 6 mesi, un conto è se innesca una recessione gestibile, un conto è se innesca, come temiamo, una recessione pazzesca, e diciamo predisporre delle misure conseguenti a ognuno di quegli scenari. Dico bene? Assolutamente sì, ma questo secondo me è un po' il figlio di un limite che è secondo me molto grosso, che ha portato avanti l'attuale governo Conte, è il fatto che subito dopo la crisi il governo Conte, da quello che emerge anche dalle sue interviste, fondamentalmente ha posto in essere quello che veniva, il governo in qualche modo era il servizio di un comitato scientifico, in qualche modo in un gruppo di scienziati, quindi il governo, stando alle interviste di Conte, semplicemente applicava quello che dicevano gli scienziati. Però qua un problema fondamentale è che gli scienziati che facevano riferimento, virologi, sono persone importantissime in questo momento, ma non si può chiedere a medici o a virologi di avere una prospettiva di scenario sul contesto economico, politico, nel breve medio periodo, perché non è il loro lavoro. Il lavoro invece è un lavoro invece di chi? Dei politici. Ed è questo che in qualche modo è abbastanza sorprendente. Cioè, io semplicemente applico quello che i virologi mi chiedono, quindi in qualche modo io sto facendo la cosa giusta. No, è sbagliato, perché implica che la politica in senso ampio ha semplicemente smesso di svolgere la propria funzione. Secondo me questo è una colpa non indifferente. Certo. Senti, veniamo a un altro capitolo, che è quello del comportamento dei media maggiori. Buona parte dei media scritti, buona parte dei media audiovisivi. Parliamoci chiaro, da un lato hanno avuto una preoccupazione comprensibile, che è quella di non aizzare, ci mancherebbe altro. Però, diciamo la verità, anche nei momenti critici il compito dei media indipendenti dovrebbe essere quello di fare lo scrutinio su chi sta al governo. Non ti pare che invece abbiano fatto un po' troppo accompagnamento, diciamo, del governo anziché lo scrutinio? Sì, sì, cioè, nel senso, diciamo così, che i nostri media sono stati degli ottimi cani da guardia per i governi altrui, cioè per gli Stati Uniti, per la Gran Bretagna in particolare, sono stati degli ottimi cani da guardia che sottolineavano con forza i limiti delle varie cose. Con il nostro governo in realtà sono stati molto, molto più, come dire, molto più accondiscendenti, e ci sono alcuni punti un po' sorprendenti. Ad esempio, ieri c'è stata tutta una polemica, secondo me giusta, su quello che è successo, su quello che è successo in Ungheria, cioè che il Parlamento ha dato fondamentalmente, tra virgolette, i pieni poteri a Orban e via dicendo, e c'è stato tutto un dibattito di come questo crei i problemi, via dicendo, tutto giustissimo, però gli stessi media, gli stessi giornalisti si dimenticano che in Italia, che non è ovviamente da paragonare al caso ungherese per moltissime cose, però abbiamo comunque un governo che sta incidendo in modo importante su libertà costituzionalmente protette attraverso neanche decreti di legge, ma attraverso il DPCM. Quindi è cioè un punto che perlomeno dovrebbe generare un
dibattito, di discussione, discutendo certo. dei pregi, dei pro e dei contro della cosa, però almeno generare un dibattito. Io questo dibattito sui media principali non l'ho minimamente visto, e questo è semplicemente un esempio che in realtà è in qualche modo conferma quello che da cui siamo, la domanda da cui siamo partiti. Chiudiamo il cerchio, gli ultimi due minuti, professore, ti chiedo, hai fatto lo scrutinio sulla maggioranza, facciamo lo scrutinio anche sull'opposizione. Da un lato tu dici, soprattutto facendo riferimento all'improvvisa risveglio, diciamo, eurocritico di pezzi di maggioranza, cioè ragazzi non siete credibili, portate acqua al mulino di chi era eurocritico da prima, e questo è un punto a favore di Salvini, Meloni e degli altri. È pur vero però che pure l'opposizione deve forse dare una fisionomia più leggibile alle sue proposte, no? Come stanno le cose anche qui, pro e contro per l'opposizione? E secondo me, diciamo che se il governo, dal mio punto di vista, può essere giustamente criticato per tutta una serie di ragioni che abbiamo discusso, secondo me però anche l'opposizione può essere criticata per tutta una serie di motivi validi. È mancata una contronarrazione coerente, cioè delle controproposte coerenti. A me è sembrato che rincorresso da una parte Conte, oppure volessero fare ancora più rigidi rispetto a Conte. Però anche qua, anche sull'opposizione, qualunque idea di progettualità di quello che dobbiamo fare per una volta che questa crisi è passata è mancato, è in modo importante. Dall'altra parte si portano avanti anche, secondo me, dei comportamenti un po' contraddittori, perché se da un lato Salvini dice giustamente dobbiamo riaprire il Parlamento, dall'altro appoggia Orban che il Parlamento lo chiude. Quindi, cioè, avere una linea, in qualche modo una linea coerente su alcuni punti, secondo me, gioverebbe molto. D'altra parte, come tu hai detto, però alla fin fine rischia l'opposizione di godere di un vantaggio, nonostante che, sempre dal mio punto di vista, non è che ha mostrato una grande, diciamo, una grande progettualità, una grande strategia in questi mesi, semplicemente perché se aumenta l'euroscetticismo tra gli italiani, a beneficiare della cosa saranno certo. fondamentalmente il partito dell'opposizione, e questo avverrebbe indipendentemente da come si sta comportando l'opposizione in questo momento, che secondo me potrebbe e dovrebbe fare sicuramente meglio. E allora, grazie di cuore al professor Curini, che ci ha aiutato in modo veramente fair and balanced a diciamo, guardare tutti gli attori in campo, con suggerimenti costruttivi e critiche altrettanto, mi pare, costruttive agli uni e agli altri, oltre che al sistema mediatico, che a me pare, con le dovute eccezioni, però ne esca meno bene di tutti in questa partita. Grazie a chi ci ha seguito, l'appuntamento per chi vorrà è domani mattina con la rassegna Politicamente Scorrettissima, ma soprattutto l'invito è quello di passare in edicola, nella piccola uscita quotidiana, a prendere la verità. Grazie a tutti e grazie di nuovo al professor Luigi Curini. Grazie professore, a presto. Grazie.